Ogni tanto mi capita di ricevere questa domanda da parte di alcuni imprenditori. La domanda è più o meno questa: Paolo, ho visto i tuoi video, mi piacciono molto, vorrei provare su YouTube, ma siamo sicuri che vada bene anche per la mia azienda? Bene, in questo video voglio darti la mia opinione a riguardo. Ciao, sono Paolo e in questo video risponderò alla domanda: ma YouTube va bene anche per la tua azienda? Quindi questo video, chiaramente, come hai capito dal titolo e dall'introduzione, è destinato più agli imprenditori e possiamo dire anche ai professionisti. Come ti dicevo all'inizio, ogni tanto mi capita di ricevere questa domanda, che sia tramite mail, messaggio oppure dal vivo. YouTube andrà bene anche per la mia azienda? Quindi questa domanda sottende il fatto che la persona magari vuole iniziare, vorrebbe iniziare a fare video e magari utilizzare anche YouTube, però non è completamente sicura sul fatto che YouTube sia il posto giusto per farlo e soprattutto se si adatti alla sua realtà. Quando mi viene fatta questa domanda, io evito di dare una risposta secca. Qualcuno potrebbe dire: beh, rispondi sì, perché tanto quello è il tuo mestiere, quindi porti acqua al tuo mulino. In realtà non è quello che faccio. Quello che faccio invece è fare una serie di domande. In questo video ti fornirò quelle che secondo me sono le più importanti. Quindi vediamo le tre più importanti che faccio ogni volta che mi viene fatta questa domanda per capire se c'è un po' di spazio di manovra. La prima domanda che faccio è semplicemente questa: ci sono persone là fuori che stanno attivamente, allo stato attuale, cercando informazioni relative al tuo mondo, magari addirittura relative al tuo prodotto o servizio? O potremmo anche dire relative ai problemi che il tuo prodotto o servizio risolve? Se la risposta è sì, allora va da sé che lavorare attraverso la domanda consapevole diventa una parte fondamentale della tua strategia di marketing. E in questa situazione i motori di ricerca YouTube e Google in primis non possono non essere presenti all'interno della tua strategia. Quindi devi lavorare anche su di essi per appunto andare a intercettare questa domanda consapevole che appunto è presente nel mercato. Rendiamo un po' più semplice la spiegazione. Ci sono persone là fuori che stanno cercando informazioni per quello che riguarda, ad esempio, il mal di schiena. Sei un fisioterapista specializzato nel curare il mal di schiena, adesso lo sto buttando lì. Non puoi sottovalutare il fatto che, ad esempio, nella tua città decine di migliaia di persone cercano attraverso parole chiave relative al mal di schiena. Quindi devi realizzare contenuti, devi realizzare anche pagine web sul tuo sito per andare a intercettare questa domanda consapevole. Perché? Perché vai a incontrare le persone nel momento in cui stanno cercando, quindi sono più pronte, sono più proattive anche nel trovare una soluzione. Perciò fatela questa domanda: ci sono persone là fuori che stanno già ad oggi cercando attraverso parole chiave, ad esempio nei motori di ricerca, termini che riguardano il tuo mondo? Stanno cercando di capire come risolvere un problema specifico? In molti casi la risposta è sì, e quindi in queste situazioni va da sé che YouTube sicuramente può fare al tuo caso. Se fosse no, allora c'è da fare un altro tipo di ragionamento. La seconda domanda che di solito io faccio ai clienti e che invito anche te stesso a fartela, diciamo così, è questa: i tuoi potenziali clienti, quindi le persone con le quali entrerai in contatto, hanno bisogno di essere, tra virgolette, educate riguardo al tuo prodotto, al tuo servizio? Mi spiego meglio. È un prodotto, un servizio per il quale è necessaria una spiegazione, nel senso è un po' complesso, non è una cosa semplice come ad esempio vendere una matita, ma è un servizio che magari si struttura in diversi mesi di lavoro insieme, in diverse fasi, e quindi necessita di una spiegazione per essere compreso dal tuo cliente. Oppure magari in fase di pre-acquisizione del cliente, quindi in fase in cui il cliente sta ancora cercando informazioni, ha bisogno di essere ancora una volta, tra virgolette, educato, nel senso ha bisogno di capire alcuni aspetti prima di poter prendere la decisione migliore per lui o per lei? Allora, se questo è il caso, va da sé che i video e YouTube in questo caso possono essere un ottimo strumento per appunto spiegare tutto quello che ti serve raccontare alle persone per far sì che in primis prendano la decisione giusta riguardo alla soluzione da adottare e in secondo luogo, magari quando sono già entrati in contatto con te, possono rimanere in contatto con te capendo bene come funziona il lavoro che andrete a fare insieme. Quindi, ripeto, se è un servizio complesso che si sviluppa per più mesi, oppure se è un prodotto complesso che deve essere appunto spiegato anche per giustificarne l'investimento, allora i contenuti video che vengono visti per diversi minuti aiutano le persone a capire appunto come funziona la tua realtà, come funzionano i tuoi prodotti, come funzionano i tuoi servizi. Quindi fatela questa domanda: il tuo prodotto, il tuo servizio è un po' complesso, bisogna di essere spiegato sia in fase pre che in fase post acquisizione? Se vendi un qualcosa di semplice, ad esempio una matita, ad esempio precedente, allora va da sé che non c'è bisogno di fare tantissima educazione, magari. Se invece vendi un qualcosa di un po' più complicato, allora la situazione cambia radicalmente. Anche questo, comunque, è un aspetto che ti può spingere o meno a utilizzare YouTube come strumento di promozione. La terza domanda che faccio ai miei potenziali clienti e di cui ti voglio parlare oggi è questa: hai un prodotto che è indifferenziato e a basso costo?
Se la risposta è sì, abbiamo un qualche problema. Infatti, che cosa andrai a comunicare in video? Questo è, chiamiamola, la domanda corollario che faccio se la risposta alla precedente è sì. Nel senso che se il tuo prodotto è uguale a quello che hanno gli altri, che ha la concorrenza, allora come facciamo a raccontare magari che è migliore, che è più adatto ad un target specifico? Insomma, cosa andiamo a raccontare in video? Questa è la domanda che di solito faccio ai miei potenziali clienti. E purtroppo mi viene da dire che spesso la risposta è una foglio bianco, nel senso che non mi viene detto niente di specifico e niente che abbia un senso. Oltretutto, se a questo ci aggiunge il fatto che magari è anche a basso costo, allora diventa inutile poi fare anche altre azioni potenziali che uno potrebbe pensare di mettere in piedi, ad esempio il fatto di provare a fare delle campagne di pagamento su YouTube tramite Google Ads, perché è un'altra cosa che mi viene richiesta ogni tanto. Ma se il tuo prodotto è a basso costo e magari i tuoi margini sono un attimino risicati, sarà difficile avere un ritorno che giustifichi queste campagne. Quasi sempre è impossibile, quindi non si parte nemmeno. Insomma, avrai capito che non è una bella situazione, quindi se vendi un prodotto che è indifferenziato, a basso costo e magari hai anche un margine basso, allora mi viene da dire di lasciare stare YouTube per il momento e provare a focalizzarti su altre cose. Bene, quindi queste sono le tre domande che di solito faccio agli imprenditori quando mi contattano, aprendo magari il messaggio con la domanda: YouTube farà per me, YouTube può aiutare la mia azienda. Spero con questo video di averti fatto un po' di chiarezza, di averti dato qualche spunto di riflessione. Fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi, se magari hai riflettuto su questa cosa in passato, avevi questa domanda in testa. Come sempre ti ricordo anche di iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto, seguimi anche su Facebook e su Instagram, e se vuoi scoprire le tecniche e strategie che io e i miei clienti utilizziamo tutti i giorni per trovare nuovi clienti tramite i video e YouTube, qui sotto in descrizione trovi un link per un training totalmente gratuito. Ci vediamo nel prossimo video, a presto!